Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi parliamo di infissi in PVC pro e contro. Ti parlerò dei motivi per i quali sceglierli e quelli per i quali evitarli. Partiamo subito dai vantaggi del prodotto in PVC. Il primo grande vantaggio è il prezzo basso iniziale di questo materiale. È il materiale rispetto al legno, rispetto all'alluminio, legno alluminio e tutti i materiali misti che costa di meno. Il secondo vantaggio del PVC è che naturalmente, tra virgolette, è un materiale termico già di suo, quindi anche la finestra più scarsa che posso prendere in PVC avrà già una termicità molto buona. Terzo vantaggio è che non devo riverniciare il materiale. Al di là, rispetto a certi materiali che vanno riverniciati costantemente, il PVC non va mai riverniciato. Attenzione, non vuol dire questo qua che il materiale sia il più durevole in assoluto, perché poi entrano in gioco altri fattori. Infatti la vita media di un buon infisso in PVC è 25-30 anni, ben di meno che altri materiali come alluminio o legno alluminio. Terzo vantaggio, è un materiale caldo al tatto. Questo è un vantaggio soggettivo, perché cosa succede? Ci sono delle persone che questa cosa piace, dice è caldo al tatto. Ad altre persone dice mi dà un effetto molto plasticoso. Ad esempio, molti dei nostri clienti gli fa più questo effetto della plastica, troppo plasticoso, e non l'effetto del caldo. Ma questo è molto soggettivo, ti invito a provarlo personalmente e vedrai tu se è una cosa, se è una sensazione che ti piace o che non ti piace. Quindi ricapitoliamo. Primo vantaggio, costi bassi iniziali. Secondo vantaggio, termicità del materiale. Terzo vantaggio, caldo al tatto. Adesso invece parliamo degli svantaggi del PVC, i motivi per i quali non dovresti scegliere questo materiale. Il primo motivo è la resistenza meccanica. Questo tipo di materiale è un materiale che ha poca resistenza meccanica, quindi quando inizio a fare delle finestre più grandi del normale, quindi che ne so, un'anta intera, vetro unico da un metro, porte finestre altre 2,40 m, è un materiale che ha dei limiti. Anche se viene rinforzato internamente con dell'acciaio, come puoi vedere qui all'interno colorato in rosso, è un materiale che questo acciaio qui, non essendo unito negli angoli, ma negli angoli è solamente saldata la plastica, fino a un certo momento lo aiuta, oltre a quel momento diventa addirittura un peso che poi devono sostenere le cerniere. Un mezzo che si può ovviare per rinforzare un pochettino il materiale è incollare il vetro all'anta. Questa è una cosa che stanno facendo molte aziende. Alcune aziende hanno, dopo che aver incollato il vetro, hanno tolto il ferro all'interno, ma togliendo il ferro gli toglie molta resistenza. Poi cosa succede? Che le cerniere non vengono più fissate nel ferro, e questo staticamente è un grande limite. A me non fa impazzire fissare una cerniera direttamente nella plastica. Un altro aspetto, un altro svantaggio del PVC è la dilatazione termica. È un materiale che ha un punto di fusione basso, che quando si riscalda si dilata, quindi tende ad allungarsi e di conseguenza anche a piegarsi, a imbarcarsi molto facilmente, quindi da quel punto di vista lì bisogna stare molto attenti, soprattutto quando ad esempio si fanno colorazioni scure, come in questo caso, ancora più scure. Un altro svantaggio è la poca possibilità di colorazioni. Qui nel PVC sono costretto, se non voglio il colore bianco naturale, tra virgolette, del PVC, a mettere delle pellicole. Le pellicole hanno dei colori limitati, non ce ne sono tantissime, ce ne sono tante, ma non tantissime. In più la pellicola è qualcosa che vado a incollare sopra un profilato. Le aziende più valide, c'è chi mi dà 10, massimo 15 anni, ma la maggior parte non danno garanzie sull'esterno delle pellicole, tant'è che alcune aziende mettono solamente dell'alluminio esterno. Quell'alluminio lo puoi colorare in qualsiasi colore che vuoi, però perdi il vantaggio del costo, che è uno dei principali, forse proprio il principale vantaggio degli infissi in PVC. Mentre cosa succede con gli altri materiali? Con gli altri materiali posso veramente andare a colorare l'infisso di qualsiasi colore. C'è una gamma RAL che è finita e lo posso abbinare anche ad altri mobili della casa, a pareti, a qualsiasi tipo di cosa che voglia fare. Un altro aspetto che devi considerare è l'aspetto della ecosostenibilità ed ecocompatibilità. Da questo punto di vista il materiale ha dei limiti, anche se in tutti i templi anche trovi, vedi che è un materiale riciclabile, in realtà dal PVC che posso riciclare dalla finestra, posso fare la nuova finestra solo per un 20%, perché ottengo un PVC di fascia B, diciamo così, non di prima qualità, e ne posso usare solamente il 20%. Solitamente viene messo all'interno della finestra dove non si vede, c'è chi ne usa il 15, c'è chi ne usa un 30, ma l'altro 70 doveva finire. Ti sarai accorto che a partire dagli ultimi anni, soprattutto quest'anno nel 2019, tutti i paesi del mondo, non dico l'Italia, ma tutti, stanno facendo una grande guerra al discorso della plastica, perché è un rifiuto difficile da smaltire, difficile da riciclare, è un prodotto che non è ecosostenibile per sempre, soprattutto nel mondo delle finestre, e quindi è la cosa, è un problema che ci sarà domani. Non ti posso dire quanto sarà difficile smaltire una finestra di PVC
tra 20-30 anni, ma probabilmente sarà molto più difficile che in altri materiali. Ci sono alcuni comuni in Italia che ad esempio è già considerato un rifiuto speciale, non lo puoi mettere nelle discariche normali come le potature, come l'alluminio, come il vetro o come il legno. Ultimo svantaggio, il discorso degli spessori dei materiali. Oggi si tende a fare profili più piccoli possibile, mentre il PVC ha delle sezioni per contrastare un po' la poca resistenza meccanica abbastanza grandi. Ci sono aziende che hanno rimpicciolito anche gli infissi in PVC, però vai praticamente a farti del male da solo, perché il PVC ha bisogno di resistenza meccanica che ne ha poca. Tu gliela togli facendo i profilati più piccoli, poi quando le finestre ti calano, non si chiudono bene, sono sempre da registrare, fatti delle domande. Ora tu hai visto il video, queste cose le sai, non puoi dire non lo sapevo. Quindi, ricapitolando gli svantaggi, resistenza meccanica e quindi di dimensioni, possibilità di colorazioni, dilatazione, dimensione dei profilati, ecosostenibilità ed ecocompatibilità. Quindi ti starai chiedendo, in sostanza, è meglio un serramento in alluminio o PVC? Se vuoi scoprire qual è il migliore del due, puoi digitare PVC o alluminio su Google o su YouTube e troverai la guida apposita che ti spiega le differenze tra questi due materiali. Ma ti anticipo che non esiste il materiale migliore in assoluto. È sempre una questione di obiettivi e di esigenze, di dimensioni, di esposizione e di colori che vuoi o che devi avere a casa tua. Detto questo, il materiale è molto importante, ma non ti dimenticare la posa in opera. Se segui il mio blog, blogbisacchi.it, avrai visto tantissimi articoli su come si effettua una corretta posa in opera, le cose importanti per gli infissi, le garanzie, i controtelai, i ponti termici, eccetera, eccetera. Ah, e soprattutto le schermature solari, fondamentali, mi raccomando, non sottovalutiamo l'aspetto energetico in estate, non concentriamoci solo in inverno perché si farebbe un grandissimo errore. Detto questo, ti saluto, ciao e al prossimo video.